seconda partita. E Yuga non parte titolare. Sì, parte titolare per Fosco, che ci ha preso gusto. E ha messo anche Bara, quindi cambia totalmente la situazione d'attacco. E anche la maglietta, perché in questo momento vediamo l'Ornoveo con la maglietta nera e rosa e Fosco con, di nuovo con la classica maglietta verde. Ryan ha riconquistato il pallone per Fosco, scusate. Prova l'analyze, ma non basta il caricamento, stamina bassa. Müller intanto si gira e ci saluta e poi passa il pallone di rimessa di rimessa ai Shizaki. Bara, Diaz, perde palla per Ryan. E vediamo se va subito nella mattonella dell'analyse. Adesso gli equilibri sono un po' cambiati, ragazzi, perché comunque dopo la prima partita i due giocatori hanno più o meno idea di quali sono le schemi di gioco. L'analyse dalla posizione facilitata, ma Müller arriva sul pallone e cattura. L'Ornoveo non si fa sorprendere dal primo tentativo di flash. Alberto Ishizaki. Allora, riassumo un attimo le regole. È una best of three, quindi Fosco ha vinto la prima partita. Se dovesse vincere la seconda, passa automaticamente il turno. In caso di vittoria di L'Ornoveo sono 1-1 e si va per la bella la terza. Quindi è una best of three, quindi al meglio delle tre. Dicevo, un po' gli equilibri sono diversi dalla prima partita, perché i giocatori si sono già studiati e sanno bene o male quali sono i punti di forza dell'altro, no? Il fatto di usare Ryan, le coppie d'oro, Carlos e Yuga. Quindi sanno bene che cosa si devono aspettare, sanno anche, hanno capito le proprie rispettive capacità di dribbling e contrasto, per cui sarà interessante vedere come muta l'equilibrio nel corso della partita. Pierre, però si conferma la grande capacità di L'Ornoveo di andare in dribbling, perché la percentuale è altissima. Pierre, prova, esatto, guardate come arriva il dribbling, ma Carlos tallona e recupera il pallone. Eccolo qua, carica Bara. Nel frattempo L'Ornoveo ha ricevuto un messaggio, ha fatto un trofeo. Doppio dribbling però di Fosco, che tira con un sagittario da dentro l'area di rigore con il Bara. E Müller blocca il pallone. Ma ha un 20% di stamina. Qualcuno sta ricevendo dei messaggi, probabilmente il buon Lorno. E vedete la zona oscurata del campo, dovuta al fatto che riceve messaggi, spero di incoraggiamento, da parte dei suoi amici di PlayStation. Però si è fatto un po' distrarre, perché perde qui il dribbling. Pierre recupera, tenta la V2, ma Alberto entra in scivolata e arriva il contrasto aereo fra i due. Sempre L'Ornoveo mitraglietta su queste cose. Arriva palla Diaz, si invola sulla fascia destra, tallonato da Jean, retrocede per non perdere il pallone. Serve Napoleon, Ryan. Ecco la V-zone però di L'Ornoveo, che l'aveva già caricata con i dribbling. Primo dribbling di Ryan, secondo di Ryan, supera anche Jean. Terzo, vediamo se passa anche il quarto. Cioè Matsuyama con la tallona, senza stamina. Quarto, uno, analyze dalla tre quarti, fotocopia della prima azione, gol! E L'Ornoveo, di nuovo, fotocopia della partita di prima, 1-0. Col flashone di Ryan Ortiz, che sfrutta e capitalizza benissimo l'analyze shot e la V-zone combinati insieme. 1-0 L'Ornoveo. Adesso qua si deve dare una mossa al buon Fosco per non ridurci di nuovo al cardiopalma all'ultimo secondo nel tentare di recuperare. E vediamo se prova a ribaltare subito la situazione. Ryan, e arriva anche per lui il doppio dribbling con Ortiz. E nel momento di partenza del decollo dell'analyse arriva il clash fra i due Ryan. E Fosco, questa volta più vicino, ma sempre L'Ornoveo a guadagnare possesso della sfera. Ryan, Pierre. Ecco che arriva il tackle di Pierre, riconquista Fosco, serve su Yuga. V-zone, tiro della vittoria. L'ho già vista sta scena, ragazzi. Sto film al cinema l'ho già visto, ma Jean si sente in traiettoria, si allontana Yuga, posizione della tiro della tigre. Attenzione, V2 con tiro della vittoria, V-zone attivo. È una bomba a mano questa qui, un missile nucleare. Lo allenta Jean, traversa. Traversa. Calcio d'angolo. Attenzione, Soda. Yuga dentro l'area di rigore, pensa al tiro, madonna, con un tiro bianco dentro l'area, fiacca il 30% della stamina di Müller. Scusate, madonna, però avete capito. Aine, Matsuyama, Ryan. Ecco Pierre che va in dribbling e prova a allungare la squadra. L'Ornoveo tiene saldamente il possesso del pallone, recupera però Fosco con Pierre. Di nuovo Yuga, pensa al tiro della tigre, parte il V1, comunque tiro della tigre con tiro della vittoria, pericolosissimo. Müller si allunga, gol! 1-1 Fosco.
Ragazzi, pam 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 pam, è uno schiaffo da una parte e uno schiaffo dall'altra. Sembra un film di Bud Spencer, uno schiaffo di qua, uno schiaffo di là. 1-1, pareggione, con le tattiche preferite dai due giocatori, il flashino da una parte e il tiro della vittoria con Yuga sotto dall'altra. Adesso vediamo se Fosco ripete un po' l'impresa di prima, ma l'Ornoveo sa ormai qual è lo schema di gioco, non si vuole far sorprendere. Arriva subito il tiranno che arriva su Ryan, che cattura un pallone e lo tiene saldamente in possesso, ma Alberto va in contrasto, sempre l'Ornoveo mitragliato sui contrasti, li ha vinti tutti, Müller cattura. Non so, Bax, se tu puoi farli i sondaggi, eh? Perché ho visto che Domi ha lanciato un sondaggio, ma è ripartito subito la partita e non ho fatto in tempo a strutturarlo. Ecco Diaz, Yuga, Ryan. Ah, ok, ottimo, hai fatto il sondaggio, perfetto. Allora dopo verifichiamo i risultati. Recupera palla a Diaz, scusatemi, riconcentro sul commento. Ryan, Aine, coppia d'oro. Vediamo se è più profonda rispetto alle ultime coppie d'oro. No, è servita per servire Ryan. Dribbling efficace ma un po' lento. Permette di rinsaldare la difesa. E Jean al terzo dribbling. Non si fa sorprendere, recupera il pallone. Di nuovo però l'Ornoveo con Matsu. Perde la palla contro Matsu. Serve Bara che tallonato da Alberto lo supera. Adesso c'è Ishizaki che prosegue parallelamente all'attaccante brasiliano di Fosco. E interviene nel momento giusto e porta via il pallone. Pier di l'Ornoveo è il giocatore chiave di l'Ornoveo, Pier, perché oltre a pompare la visione comunque tiene la palla molto facilmente con il dribbling. Ecco Fosco però che prova la mattonella dell'analyze e arriva il 2-1 di Fosco, anche lui con l'analyze, flashone. Ragazzi, uno studio fotografico sta partita, 2-1, due flash e un tiro della vittoria di Yuga. E adesso l'Ornoveo è sotto. E adesso questa volta è lui a dover ribaltare la partita. E lui a dover gestire un risultato di rincorsa. Tiene saldamente il pallone con Pierre. Eccolo che farma Vizzon come un migliore dei contadini. C'ha l'albero della Vizzon, Ryan. Nel cerchio di centrocampo. Schneider, un po' fuori dall'azione in queste due partite. Il bomber tedesco. Ryan. Ecco che arriva il dribbling. Vediamo se pensa l'analyse. Gito sfrutta tutto l'R2 e la potenza del suo tackle per portare via il pallone. Attenzione che anche Fosco però con la visione ha messo bene. Ryan perde palla con Jean. Ecco di nuovo Ortiz di l'Ornoveo. Un po' basso di stamina, costretto a scaricare su Aine. Si avvicina alla porta accompagnato da Matsuyama. Pierre sulla tre quarti, studia un po' la difesa di Fosco, però comunque non rinuncia a avvicinarsi, eh? Però il tackle è il vincente del Pierre di Fosco. Tiro per la vittoria, comunque con Yuga in vantaggio, non è forte come con Yuga in svantaggio, ma è comunque molto pericoloso. Schneider, l'Ornoveo, non ci sta e attiva il suo tiranno, il primo che segna brasa entrambe le bizzone. Ryan, tallonato sempre da Gito, questa volta lo supera secco, tallonato anche da Ryan, doppio dribbling per l'Ornoveo. E Gito vuoto, pensa alla mattonella dell'analyse, un po' centrale, ma il tiro parte, disegna una traiettoria nel cielo. E Jean blocca il pallone. E Müller si era buttato, ma probabilmente sarebbe stato un altro flashone qua, L'Ornoveo ritorna subito in possesso del pallone. Scarica su Matsu, perde palla Ryan, contro Ryan. Superato Matsuyama, servito Yuga con tiro della vittoria. Perde palla con Jean. Siamo al circa il 30% delle visioni per entrambi. Arriva Ryan, doppio dribbling. Di nuovo l'Ornoveo in fase offensiva. Gito lo tallona. Ecco che arriva il dribbling, analyze, gira la traiettoria sul più bello. Parte la S, gol! Cic, cic. Sorridi? 2-2, pareggino, ottimo l'Ornoveo che con un flash agguanta il risultato e pareggia. Ciao Mozus, ben arrivato. Bara! Fosco non ci sta, prova subito a rimettere in carreggiata la partita riportandola in posizione di vantaggio con un tiro dalla distanza di Bara, intercettato però dal faccione di Ishizaki. Di nuovo traversa. Sempre Fosco in posizione d'attacco con un calcio d'angolo. Aine recupera il pallone, palla vagante un po' persa con questo calcio d'angolo gestito male da parte di Fosco. E l'Ornoveo può partire in contropiede con Napoleon. Ryan, Schneider, supera secco il primo difensore che vede arrivare, ma Diaz prende subito possesso della sfera. Scarica male però, intercetta Matsu, retrocede su Alberto e serve Pierre, la chiave di volta della squadra di l'Ornoveo.
Vediamo se si rimette a farmare Bizon. No, ma Ryan legge tutto e porta via il pallone. Eccolo qui, sulla fascia sinistra. Supera il primo difensore. Tallonato un po' da Matsu, carico con la stamina. Quindi un avversario ostico da gestire in questo momento. A vuoto il tackle di Matsu. Ryan un po' bollito. Perde palla contro l'ortiz dell'avversario che si invola e riparte in contropiede. Un po' scoperta in questo momento la difesa di Fosco. Siamo un 3 contro 2, eh? Napoleon che pensa subito il tiro. Ecco qua che arriva il dribbling. Tiro bianco dalla tre quarti. Intercetta bene Müller senza stamina però. Attenzione! Attenzione, lo scarico di Müller pericolosissimo. Aveva permesso quasi a Napoleon di tirare un V1 da dentro l'area di rigore indisturbato, ma è arrivato Jean sul più bello. E in questo momento è... Attenzione, era Fosco che si è involato con Bara e ha caricato un V1 sullo scadere del primo tempo, bloccato agilmente da Müller. Ed è la prima partita, è stata vinta per un gol di scarto all'ultimo istante. Queste siamo sul 2-2 al fine del primo tempo. Comunque sono due giocatori che se la giocano sullo stesso livello. Comunque dovesse finire, comunque sarà, qualunque sarà il risultato, l'avrà spuntata chi avrà fatto quel mezzo metro in più. Non c'è un gap fra i due giocatori. Bravi, ottimo, confermo i miei complimenti. Si riparte col secondo tempo. Di nuovo lo Romeo in possesso di palla, sempre col suo Pierre Ryan. Entrato nuovamente Misugi per Fosco, sempre a sfruttare i 30 minuti decisivi. Napoleon, tiro bianco da dentro l'area, blocca Müller e un 10%, 5% di stamina li consuma per bloccare questa sfera. Di nuovo Fosco in possesso di palla, sempre con Bara. Matsuyama, Napoleon su Schneider. Ecco Heine che accompagna la sfera. Di nuovo l'Ornoveo in possesso. Primo dribbling per lui. E ancora Schneider per l'Ornoveo. Sono a tre quarti. Termina la stamina, deve retrocedere. Pierre, tackle di Misugi un po' lento, letto bene dal francese. Questa volta però rientra bene Misugi e porta via il pallone. Serve Yuga. Ecco Ryan che però perde la sfera contro Matsu. Oh, doppio dribbling di Matsu. Vediamo se pensa di tirare da lunga distanza. No, porta via il pallone. Però Alberto legge bene e riconquista il pallone per l'Ornoveo. Attacco della Torre Eiffel fra i due francesi di l'Ornoveo. Sempre un passaggio solo. Prova a servire Ryan Pierre, ma sbaglia il passaggio un po' lungo, intercettato da Alberto. Müller gioca di piedi un po' moderno all'Andanovic sul portatore di palla difensore. Ma riparte di nuovo l'Ornoveo che recupera il pallone in mezzo al campo e serve Ryan con la visione attiva. Sappiamo quanto può essere fulmineo il caricamento dell'analyze da quella posizione. Ecco il flash, vediamo se è lui. Gol! 3-2 l'Ornoveo. Se Fosco ci ha abituato a usare la combinazione tiro della vittoria Yuga, l'Ornoveo ci ha abituato alla combinazione farming della visione con Pierre. Visore attiva, parla Ryan che dopo un paio di dribbling è sostanzialmente fulmineo a caricare un'analyze e dalla mattonella giusta piazza il 3-2. Ryan porta pallone per Fosco. Ecco che arriva il doppio dribbling anche per lui, tallonato da Pierre. L'Ornoveo recupera. Muraglia finale ha impostato l'Ornoveo in questa fase. Tiene un difensore fisso nella parte centrale dell'area di rigore per provare a controbattere di blocco i tiri dell'avversario. Pierre travolge con un tiro bianco caricato al massimo. Stamina bassa, non parte lo slide shot. Blocca Müller senza fatica. Heine. Di nuovo l'Ornoveo in possesso di palla. Serve Schneider un po' arretrato, è un po' schiacciato la difesa, tranne un Ishizaki che è salito inspiegabilmente ed è lì nel cerchio di centrocampo. Intercetta Ryan e recupera. C'è Bara, talonato da Alberto e da Ryan, superato l'americano, arriva il brasiliano e porta via la palla al suo connazionale. Heine salta Yuga e perde palla, di nuovo Fosco in possesso della sfera. Sceglie di servire Misugi che però sbaglia il passaggio e serve Heine. Ishizaki tornato nella posizione che gli compete. Pierre, ecco il dribbling di l'Ornoveo, marchio di fabbrica della casa. Serve Diaz, altro ottimo dribblatore, ma non riesce il numero circense alla Pierre di Diaz che perde il pallone. Tiro della vittoria, servito chi? Ma va a Kojiro Yuga che però perde il pallone da Jean che va in doppio dribbling e si invola in fase offensiva. Serve Schneider, persa palla contro Ryan, tiene la sfera in attesa che si riprenda Yuga. Ecco Ryan sulla tre quarti, vediamo se pensa all'analyze o va per Yuga. No, porta via il pallone Ortiz e Matsu subito in tackle deciso. Yuga carica il tiro, tiro della tigre con tiro della vittoria. Adesso però Fosco è sotto e quindi il V1 è letale.
un missile terra-aria che bloocca Müller, full stamina. 3-3 ragazzi. Non so se è più letale questo l'analyze, eh. Io questa partita me la registrerei, dopo la caricherò anche in un secondo tempo sul mio canale YouTube, ma ragazzi, questa roba qui è tanta roba, eh. Pierre. Ryan. Eccolo qui. Recupera Fosco con Matsuyama. E Leon Romeo, tutto da rifare quindi per lui. Di nuovo situazione di pareggio. Yuga. Carlos. Perde palla contro Pierre, riparte contro piede l'Ornoveo, seguito dal suo omonimo. Attacco Torre Eiffel, sfruttando la potenza della Bizon. Un passaggio su Napoleon che va in dribbling. Servito Ryan, vediamo se arriva l'analyze. No, sul più bello il tackle di Jean. Mitraglietta l'Ornoveo che scaglia un missile contro il Müller che lo disinnesca. Anche con un consumo di stamina quantomeno limitato. Rinvio dal fondo di Fosco che investe un qualche secondo per provare a consumare la stamina di l'Ornoveo, la visione di l'Ornoveo. Palla a Yuga, retrocede su Misugi, tallonato da Ryan, riconquista il pallone all'americano. L'Ornoveo gestisce l'energia, tallonato da il suo omonimo che recupera il pallone. Yuga, adesso Fosco in attacco, superato Jean da parte del bomber giapponese, tallonato da Aine. Taker un po' telefonato, però efficace il dribbling di Yuga. Ecco che arriva il nuovo tiro della Tigre dopo due dribbling efficaci da posizione defilata sulla fascia destra. Non c'è la visione attiva, ma Yuga è sempre pericoloso. Infatti Müller respinge ma non blocca il V2 di Kojiro Yuga. E Pierre di l'Ornoveo in possesso di palla non rischia il dribbling ma scarica su Matsu, che arriva qui il primo dribbling con successo. Aine, Pierre solo a tre quarti, ecco il dribbling per lui, ma perde palla contro Ryan. Contro Ryan, attenzione, vediamo se tiene pallone Fosco o se prova a spingere l'azione in avanti. Misugi, slash shot V1 di Misugi dalla tre quarti, sfruttando il buon momento del giapponese nei 30 minuti che ha a disposizione prima di collassare. Alberto Diaz, Pierre. Ecco che recupera palla Fosco, però attenzione, l'Ornoveo sta perdendo qualche dribbling di troppo, sta rovinando le sue statistiche rispetto a quanto detto poco fa. Tiro di Yuga, bianco dalla distanza, rallentato da un blocco, nessun impiego di stamina per Müller. Aine gestisce il pallone, tallonato da Yuga, serve Shizaki e poi Diaz. Prova a ripartire l'Ornoveo, 52esimo, 8 minuti al termine. Pierre porta palla sulla tre quarti, seguito da Carlos che comunque con un tackle efficacissimo e rapidissimo porta via il pallone. Ryan, dribbling di Matsu e Fosco prova di nuovo a portare il pallone. Eccolo qua sulla tre quarti, doppio dribbling di Ryan e pensa all'analyze, ma Jean legge tutto e porta via. Pierre, vediamo un po' come sono le V-zone in questo momento con Fosco che è praticamente carico, ma Pierre ci ha fatto vedere di poter gestire ampiamente anche una situazione di V-zone praticamente scarica. E in questo momento infatti la situazione si è ribaltata con l'Ornoveo quasi carico. Altro V1 di Misugi. E Müller blocca nuovamente senza troppi patemi, ma stamina intorno al 25%, 30% per il portiere tedesco. Alberto prova a ripartire l'Ornoveo, siamo in zona decisiva, ultimi 5 minuti. Qui una V-zone ragazzi può fare veramente la differenza dal 3-3 al 4-3. Aine, golden duo tedesco con Schneider, 1 e poi stoppa, serve Ryan che non passa su Gito. Adesso è Fosco ad avere la V-zone l'attiva, tiro per la vittoria, attenzione. Tiro della Tigre V1 da centrocampo per Yuga con... Ehi, Shizaki! Forse questa la rallenta quel tanto che basta per permettere a Müller di rinviare non bloccando. Palla che naviga su a tre quarti. Esce il portierone tedesco velocissimo, come me lunedì mattina. Aine, Sujan, Pierre. Tiene palla l'Ornoveo questa volta per provare a gestire la bizzone di Fosco. Un po' di, non dico melina, ma di amministrazione possesso palla. Comunque, muovendosi verso la zona d'attacco. Retropassaggio, Matsuyama. Ryan. Lo sapete che io lunedì mattina non sono proprio velocissimo. Schneider. Tiene palla e serve Ryan. Dalla tre quarti, attenzione, l'Ornoveo può punire. Può castigare sul più bello. Müller si allunga e blocca sto V1. Che poteva essere letalissimo. Napoleon però dentro l'area, attenzione con questi rinvii di Fosco, madonna, questi rinvii di Fosco sono
più pericolosi delle azioni offensive dell'avversario a momenti, perché lo lasciano completamente scoperto. Ryan non riesce nel doppio dribbling. 60esimo, siamo entrati nel recupero. La visione di Fosco è finita, quindi tiro della vittoria non c'è più. C'è però il tiranno di Lornoveo, che recupera in questo momento palla con Matsuyama. È ancora in posizione d'attacco. Vediamo se pensa il tiro con Matsu o se scarica su Ryan. Eccolo che arriva il passaggio all'americano. Il dribbling non riesce su Matsu all'ultimo granello di energia. Yuga supera, tenta di superare Jean e lo fa. Serve Carlos. Dribbling di Carlos. Supera anche Matsu. Attenzione, momento pericoloso. Sagittarius al 62esimo. Parte verso Müller e Shizaki. Providenziale blocco di faccia. Traversa ancora. Traversa ancora. Calcio d'angolo per Fosco. Sbagliato anche questo. Li ha sbagliati tutti Fosco. Fai qualcos'altro. Non far servire così il passaggio indietro. Contropiede. 62-47. Vediamo se il gioco permette di arrivare. No! 3-3. Tempi supplementari, ragazzi. Tempi supplementari, ragazzi. 3-3. Vediamo cosa fa. Noi qui possiamo vedere cosa fa Lornoveo. Non lo dico perché se c'è Fosco collegato non voglio commentare eventuali sostituzioni, lo farò solo a partita iniziata. Comunque vedo che c'è anche partecipazione da parte vostra, siamo più di 30. La partita è bellissima come la prima, i ritmi sono elevatissimi. Un applauso faccio a entrambi i giocatori se mi stanno sentendo. E ancora complimenti ragazzi, 3-3, ci godiamo questi ultimi 30 minuti di questa partita. Prima dell'eventuale decisione sul risultato finale. Doppio dribbling di Yuga però, che carica il tiro della Tigre. V1 prima dell'intervento di Schneider. Comunque parte. E Azvan, che è entrato subentrando a Müller, cattura subito il pallone. Alberto Diaz. Pierre tiene possesso della sfera per Lornoveo. Ecco che approfitta del tackle a vuoto di Carlos per andare in dribbling. Tallonato di nuovo da Pierre. Ecco che arriva il triplo dribbling del francese. Sta farmando Vizzone un peggio di del giochino mobile sul farming, che non mi ricordo com'era. Farming Simulator, una roba del genere. Farming Simulator Vizzone per Lornoveo, che tiene il pallone. E serve ora Diaz, che di nuovo appoggiandosi al francese prova a risalire sulla fascia destra. Napoleon. Ecco Jean. Ryan. Fosco comunque molto più aggressivo rispetto al primo match, dove ha un po' giocato di risalita ma è partito inizialmente difensivo. Qui si sono invertite un po' le chiavi di lettura. Però la visione di Lornoveo è già carica, e quindi con l'attacco Torre Eiffel prova a ripartire. Napoleon e Pierre affiancati i due biondissimi francesi, con Pierre che si spinge in avanti e serve indietro per Schneider. Ryan. Schneider non ha fatto un tiro in porta, serve sempre Ryan. Yuga attiva il tiro della vittoria. Attenzione alle due visioni attive quando partono così, comunque c'è sempre spettacolo. Jean porta via. È entrato anche Tsubasa per Fosco al posto di Misugi, probabilmente, in cui 30 minuti sono scaduti. Pierre, Napoleon, vanno in combinata i due. Servito di nuovo Schneider. Ryan perde palla contro l'omonimo. Pierre, Matsuyama. Ryan, attenzione, la mattonella dell'Analyze. Lornoveo prova a mettere il colpo del KO. 4-3. E con un solo colpo brasa le Vizzone, porta sul 4-3 il risultato, ragazzi. Incredibile. Soda. Riparte subito Fosco, che però adesso è sotto, Adesso è sotto. Matsuyama. Capitalizzato benissimo Lornoveo questa situazione di Vizzone. Pierre. Arriva il dribbling e ricomincia la coltivazione di Vizzone. È stagione di raccolta di Vizzone, ragazzi. Si vendemmia la Vizzone. Yuga. Supera Jean. L'ultimo istante. Muraglia finale attivata per Lornoveo, che però nel muraglione ce lo stava controllando Shizaki, quindi non è potuto tornare in posizione. Doppio dribbling di Yuga, che si allontana dal centro dell'area per arrivare in posizione più defilata, proprio per evitare probabilmente il bloccatore. Parte il V1. Dico giro Yuga. Tiro della Tigre. Azvan respinge ma non blocca. Ecco Jean. Un 20% di stamina se n'è andata. Pierre. Ecco il doppio dribbling di Lornoveo. Marchio di fabbrica.
Non supera però Carlos, che è dentro l'area di rigore. Tiro bianco. Guardate quanta stamina ha subito Azvan. Quanta stamina ha consumato con questo bianco di Carlos. Ecco passaggio tecnico di Diaz, che serve un liberissimo Aine con un cambio di fascia perfetto. Oh, attenzione, coppia d'oro tedesca. Sempre un passaggio di Lornoveo, non gioca mai il secondo. Aine di nuovo in possesso della sfera, sbaglia tutto, serve Tsubasa di Fosco, che però non tiene possesso del pallone. Serve Pierre, Ryan supera il suo omonimo, supera anche Matsu. Attenzione, analyze la mattonella magica. È quella giusta, è quella giusta. Sì, 5-3. E Lornoveo mette la freccia e allunga. 72esimo, primo tempo supplementare agli sgoccioli. Due gol da rimontare per Fosco, una montagna. Ragazzi, sono stati più ribaltamenti di risultati che in una puntata di 4 ristoranti stasera. Ecco il tiro però dalla tre quarti di Fosco, che prova a capitalizzare gli ultimi secondi del primo supplementare. E occhio, 5-3. Buon Paolo ci dice: Lornoveo ha messo qualcosa nel tè degli spogliatoi. Dopo andiamo a fare gli antidoping. Attenzione, vediamo che ci sono movimenti sulla panchina di Lornoveo. Li guardiamo ma non li commentiamo. Mi piace, voto 10. Esatto, Darkrai. Attenzione, guardiamo senza commentare per rispetto dell'effetto sorpresa, no? Così vi dico tutta onestà, sono partito un po' di corsa, non ho preso niente da bere. C'ho la secchezza delle fauci, però la partita merita. Aveva anche Daffy Duck per pochi, io questa l'ho capita, La formuletta col talento. Vediamo se è entrata anche Lola Bunny. No, non è entrata. Schneider parte subito, Lornoveo in possesso di palla, è sua la palla. Matsuyama, Ryan. Jean blocca e Fosco prova a ripartire. Poco tempo per lui, ma le occasioni ci sono. I giocatori per poter ribaltare la partita ce li ha. Gito. Tsubasa. Ecco Yuga, subito in azione. Doppio dribbling per lui. Deve avvicinarsi alla metà campo avversaria. La supera in questo momento, tallonato da Jean, che sa che cosa vuole fare. Yuga arriva il dribbling, ma la stamina è finita. E Soda, che è entrato in questo supplementare per Lornoveo, recupera il pallone. Ryan. Napoleon. Tsubasa. Altro ingresso per Lornoveo. Arriva il doppio dribbling per lui. Io qui avrei sparato il neo drive perché è una mia cattiva abitudine. Però Tsubasa di Lornoveo porta avanti il pallone. Triplo dribbling per Tsubasa. Ecco che arriva il tiro guidato. Non aspetta Ryan. Tsubasa col 30 è veramente... Staccatemi gli occhi. Lornoveo, questa cosa non me la dovevi fare. Müller blocca il tiro guidato di Tsubasa, comunque non senza un dispendio importante di stamina per essere un V1. Tsubasa, ecco che ha la bizzone Lornoveo, tiene alta la pressione sull'avversario. La miglior difesa è l'attacco. Arriva un tiro guidato miracoloso di Tsubasa, centrale, vediamo che effetto ha. Eccolo che sfreccia nella metà campo avversaria. Bloccone di Gito di pancia, che stoppa lì il pallone, non lo fa proseguire oltre, ma perde palla con Napoleon. Gito ottimo bloccatore, ma l'animazione ci mette un quarto d'ora e fa in tempo tutta la squadra a risalire in posizione offensiva. Carlos recupera il pallone. Jean, tackle di Ryan che recupera. Ecco Carlos di nuovo in posizione offensiva, ma un po' defilato. Aspetta i compagni. Primo dribbling di Ryan, affiancato da Gito che si è involato. Formazione difensiva per entrambi i giocatori, da una parte e dall'altra, anche per Fosco che è sotto con i risultati in questo momento 5-3. Pensa all'analyze. E non parte per un pelo di gatto. E controlla facilmente Azvan questo pallone. 77esimo. Pochi minuti alla fine del secondo supplementare. Ecco Ryan che recupera il pallone. Tenta il tackle Tsubasa, ma Ryan tiene possesso della sfera. È Lornoveo per aver attivato la bizzone. Probabilmente Fosco se la tiene per l'ultima azione. 78esimo. Pierre pensa al passaggio speciale, ma poi si gira e non trova il compagno. Ancora Napoleon di Lornoveo. Dribbling in posizione difensiva. Adesso con la bizzone voglio vederli sfrecciare tutto il campo. Napoleon e Pierre con l'attacco Tour Eiffel. Tiene palla l'attaccante francese. Serve Ryan. Ora Schneider. Vediamo se partirà il primo tiro di Schneider.
in questa partita. Sì, un high fire, no, Alberto all'ultimo secondo stoppa, ma triplice fischio. 5-3 l'Ornovero, 1-1 la serie. Incredibile, ragazzi. E si va alla bella. Si va alla bella. Che spettacolo.